Bentornati a tutti alla nostra partita indiana. Vediamo a che punto siamo. Allora, vediamo di fare mente locale. Abbiamo conquistato queste province sulle quali non abbiamo ancora fatto core. Abbiamo un solo claim che è su una nazione con cui abbiamo un matrimonio reale, quindi fare guerra ci costerebbe stabilità. Questo matrimonio non lo vogliamo, ci chiedono un nuovo rivale che può essere Multan, che può essere Jaunpur. Sono i nostri rivali preferiti, vediamo adesso. Perché Jaunpur è in guerra. Allora, noi intanto abbiamo, se non sbaglio, appena raggiunto la tech 4, che è un'ottima tech. Guardi, va un'alleanza? No. Quasi. Servono claim, mi servono claim. Allora, Punjab ha core qui sotto, quindi posso tranquillamente dichiarare guerra a Delhi e Multan senza fare claim. Il Nepal invece, ebbene, abbia un claim. Tan entra con Sind. Mewar dichiara Sind e Multan. Ok, questo può essere interessante. Interessante, probabilmente Delhi si sta... attrezzando per far guerra o a Multan o a Jaunpur. E così ad occhio direi Jaunpur, vedendo dove sposta le truppe. Ok. Dobbiamo costruire qualcosa? Ancora no. L'economia non va male. Ok, Multan adesso... A noi abbiamo troppe relazioni. Meno 20. Eh sì, perché abbiamo Koch di cui ci vorremmo liberare. Come siamo? Koch 3 favori. Potrei dichiarare a Nepal con Tirut Koch, offrirgli territori e poi non darglieli. Potrebbe essere una possibilità. Tirata contro Vainagar. Giusto, i nostri alleati erano qui in guerra. Tutti contro Vainagar. È una situazione d'attesa, di tensione, perché ci sono molte guerre attorno a noi. Ed altre possono scoppiare. È in una reazione a catena. Delhi ha parcheggiato qua le truppe. Quindi in realtà quello che vorrei io è avere un diplomatico libero. E non appena Delhi dovesse, se Delhi dovesse dichiarare, dovremmo essere pronti ad approfittarne. Un forte. Ok, devi spostare le truppe. Perché sposti le truppe? Senti, Mewar mi sembra un alleato migliore di Koch, quindi... E
eliminiamo l'alleanza con Koch e facciamola come vuole. È in guerra, eh? Però sembra se la stia cavando bene. Ok, Delhi sta per dichiarare Multan. Perché Sindh non entra. Forse sì. Potremmo dichiarare anche noi Multan a questo punto. Le truppe di Sindh vengono annichilite, ma quelle di Multan dove sono? Qui c'è questo fantastico strumento, ovvero il Ledger, che ci dà un sacco di informazioni. Ad esempio, ci dice che al momento nel mondo i Mamelucchi hanno 300, il mondo conosciuto, hanno più oro di Ming e noi siamo non messi male. Però ci dà anche informazioni sulle armate. Delhi, ad esempio, è la terza potenza mondiale, sempre al mondo conosciuto, con 21, mentre noi siamo qua giù, va bene. Però in realtà a me interessa sapere Jay di Jaunpur, 20.000 uomini ma nessuno manpower, 5 reggimenti mercenari, comunque non male Jaunpur, e Multan ne hanno 6.000, 800. E dove sono questi 6.800? Delhi dichiara guerra Multan. Ok. Quindi Delhi si trova anche contro Jaunpur. Quello che vogliamo fare è la stessa identica cosa. La mia domanda è se dichiara Jaunpur entra anche Mewat, che è sta robina qua. Credo possiamo gestirla. E adesso la guerra si fa tosta. Iniziamo a reclutare un po' più di uomini. Ok, dichiariamo subito guerra con il Reconquest su Sin Sagar, che è questa provincia qua. Metto co-belligerante Jaunpur e vediamo cosa succede. Nostro miglior generale. E ora ci troviamo in questa guerra. I numeri sono fortemente a nostro sfavore. Però Jaunpur, ad esempio, si trova in un sacco di guerre. L'unico che ha solo noi. No, Mewat non è ancora entrato. Ok. Mettendo come belligerante Jaunpur può chiamare i propri alleati, ovvero Mewat, che la guerra l'abbiamo dichiarata a Multan. Ho dichiarato al volo per riuscire a prendermi prima che arrivi Delhi qualche provincia. Ok. Qui inizia il nostro assedio. Il tasto S le spezzo, va bene anche D. E col tasto destro, poi V, le mando ovunque. In realtà eccolo qua, Mewat. Quindi i numeri sono ancora più a nostro favore, sfavore. Siamo in guerra anche con Nagaur, ricordiamo. Vediamo se riusciamo ad arrivare per primi. Allora, qui siamo primi. Qui c'è già lui, però magari riusciamo ad arrivare su Derjat. Siamo una gara abbastanza all'ultimo respiro. Ok, prima noi. Aspetto a Mewar.
Chi prima arriva è meglio alloggia, quindi dal via all'assedio. Ad esempio, qui abbiamo solo 900 uomini, mentre Delhi ne ha un sacco di più. Stiamo assediando, ma essendo noi arrivati prima, stiamo noi in controllo. Ok, quello che voglio fare, vediamo, l'ideale sarebbe se combattessero queste. Qui stavamo facendo truppe, purtroppo le cancelliamo. Andiamo di unire tutte le nostre truppe in questa battaglia. Te. Questa è la situazione del terreno, quindi è tutto più o meno piatto, tranne qui, ma è difficile combattere lì. La nostra capitale è sul terreno piatto, l'unico forte preoccupante è qui, che però è il nostro nemico, quindi anche Jaunpur è tutto pianeggiante. Ho qualche collina per capire dove è meglio combattere la grande battaglia. Se non la combattiamo è meglio. Perché combattere le battaglie costa, e se lo fanno gli altri per noi è meglio. Ok, si stanno radunando tutti qua. Tu arrivi il 4 maggio, noi il 27 aprile. Ok, ottimo. Segui. Ricordo, è un po' intricata la situazione. Noi siamo in guerra con Jaunpur, Nagaur e Multan, ma anche con Mewat, che invece non è in guerra con Delhi, con cui anzi è alleato. Quindi le truppe di Mewat combattono le nostre, ma non quelle di Delhi. E siamo entrambi sullo stesso assedio. Quindi dobbiamo stare attenti. Eccole qua, truppe di Delhi contro Jaunpur. Malwa vuole passare. Malwa. No, Mewar. Malwa vuole passare. Ah sì, Malwa è in guerra con Jaunpur. Una guerra mondiale totale dopo pochi anni, fantastico. Allora, vediamo cosa succede qua invece. Con le nostre tattiche superiori, nonostante i numeri non di molto superiori, dovremmo riuscire a spazzare via questi simpaticoni, soprattutto nella fase di shock. Dovremmo dargli una bella botta. Eccola qua, 9 a 2, dai, dai, che lì facciamo sparire. Bam! L'intero esercito è sparito. Questo dovrebbe fargli scendere un po' l'esaurimento, cioè l'entusiasmo di guerra e salire l'esaurimento di guerra. Ovvero magari si ritirano. Ora, Delhi è stata pestata, credo. No. Andiamo a bloccare Mewat.
qui l'assedio prosegue. Meno battaglie facciamo per vincere la guerra, meglio è, anche perché il nostro manpower è già. Già messo male. Allora, Jaunpur annette tutta Gwalior. Quindi credo che la sua guerra sia finita qua giù. E conquista 4 province, Jaunpur. Sta ingrandendo sempre di più. Non bene, non bene. Dobbiamo limitare, questa può essere l'occasione giusta. Ok, il nostro esercito è finalmente riunito. Anche consolidare. Tanto siamo di poco sopra il force limit, ma abbiamo un sacco d'oro. Ah, tu no, vai a fare un claim sulla DAC, che è tributario dei Timuridi. Quindi Malwa contro Rewa Khan. Sei il capitale sta per cadere, purtroppo. Okay, forse Mewat vuole pace, vediamo. Dai, andiamo. Nepal garantito da Bengala. Mewat. Vuoi pace? Meno 2, ci siamo quasi. Forse dovremmo spicciarci per umiliare qualche rivale, ma è più importante per noi vincere questi assedi. Dobbiamo farlo prima. Vediamo se Mewat adesso vuoi la pace. No, meno 6, sta peggiorando il loro desiderio di pace. E credo che la capitale loro cada. La nostra capitale cada prima della loro. Nagaur a meno 16, cercando di pacificare i loro piccoli alleati. E Watt a meno 5. Perfetto. Mentre la nostra capitale sta per collassare. Però spero che, insomma, questo quanto va avanti? Tu sei a zero. Spero che, finito questo assedio, le truppe di Delhi si spostino e vadano a giocare con quelle di Jaunpur. Forza. Ah, non sono ancora riuscito. Nuova tech. Ah, può aspettare. Una tech amministrativa. Possiamo anche essere un po' più bruschi, eh? E non fidarci troppo degli alleati. Vendiamo tutto il nostro budget in mercenari. E cerchiamo di schiantare il loro esercito finché abbiamo una tech militare di vantaggio. Costoso, ma insomma, questa guerra potrebbe cambiare tutto qua.
No, non di qua ovviamente. Vai di qua. Comunque, questa è materia per la prossima puntata.